Un programma rinnovato e arricchito per continuare a valorizzare e promuovere il territorio. L'autunno pavese taglia il traguardo della 69esima edizione. Si parte già dal fine settimana del 16 e 17 settembre con le prime degustazioni in cantina, cene e picnic in vigna e visite alle aziende locali. Il tour si snoderà tra Pavese, Lomellina e Oltrepò fino al 15 ottobre per scoprire le unicità enogastronomiche della provincia. Venerdì 29 settembre invece si inaugura la consueta fiera al Palazzo delle Esposizioni di Pavia che attraverso i suoi 50 stand espositivi e tante iniziative collaterali, racconterà le principali produzioni agroalimentari del territorio. Per la presentazione ufficiale, la Camera di Commercio ha stretto una collaborazione con Identità Golose, punto di riferimento assoluto per l'alta gastronomia italiana. Prima di tutto una premessa che questa collaborazione con Identità Golose sta avendo un grandissimo successo e ha elevato la manifestazione a livello culturale e conoscitivo dei prodotti a livello molto alto. Poi diciamo che dopo il Covid ha fatto sì che l'unica esperienza positiva del Covid che ci ha lasciato, che ha fatto conoscere anche i lombardi, anche le territori vicine, i nostri territori che sono stati molto apprezzati. Per cui i turisti e anche gli enogastronomici che vogliono conoscere la nostra provincia hanno nuove possibilità e naturalmente il territorio ne sta avendo un grande successo. Oltre a vino, riso e salumi, nel programma di quest'anno ci sarà spazio anche per le birre artigianali prodotte in provincia di Pavia. Come sempre all'interno della fiera Palazzo Esposizioni ci saranno poi laboratori di cucina, show cooking e serate talk, anche con ospiti del mondo dello spettacolo. Facciamo anche una politica dei prezzi più favorevole al pubblico, perché abbiamo non tanto ridotto forse il prezzo quanto dato la possibilità di entrare due volte proprio per favorire l'entrata del pubblico. E poi abbiamo un palinsesto molto molto più ampio e interessante per quanto riguarda gli eventi. Quindi non c'è soltanto la parte commerciale, ma ci saranno molte iniziative da cooking show, masterclass, a incontri anche interessanti per parlare sotto un profilo più scientifico e culturale dell'agroalimentare, in particolare del vino. Questo proprio per attrarre maggiormente il pubblico che poi entrerà nel salone, nel grande salone, e avrà possibilità di degustare i prodotti. Ci sarà la risotteria, ci sarà l'area di degustazione, quest'anno ci saranno qui 5 birrifici di birra artigianale del Pavese, quindi veramente tantissime novità.